vero? Qui la Daisy è esagitata. Dov'è che stiamo andando? Sono buone, vero Nelly? Nel bosco! Dov'è che stiamo andando? Nel bosco! Nonna Pusi? Nel bosco! Nel bosco! C'è lì, c'è il cartello! Riga bianca, ragazzi, che passano le autovetture, gli automezzi. La Daisy è la più agitata di tutti. Evidentemente ci sono tantissimi odori diversi. Andiamo, Ginetta! E lei è proprio agitatissima. Ciao Franci, come va? Tutto bene. Bene? Raffaele sta mangiando già le more. Raffaele, come va? Stai mangiando le more? Stiamo attenti di lato. Cos'è che stiamo facendo, Raffaele? Andiamo a vedere gli scoiattoli? Nel bosco. Anche i ricci? I riccioli d'oro e la fiaba. Raffaele, la fiaba, la fiaba dei riccioli d'oro. Sì. Sì. Sam, facci vedere i tuoi occhiali. Space, sei bellissimo. Gli occhiali Space e rigorosamente con le scarpette da calcetto. Andiamo. Bisogna stare attenti, sì, sì, che è un attimo. Impigliato. Ortiche. Anche. E Daisy, calma, calma. Cos'è che c'è? Ecco. La piscina, Nele. Ma no, non è una piscina, Sami. Ma va, siamo andata così. Però è un buco e se cadi ti rompi qualcosa, bisogna stare attenti. Papi, guarda. Che bello. Adesso vediamo se riesco a fare le riprese poi con la Daisy, che non capisce più niente. Mamma mia. Piani, te le tiene papà, amore. Guarda che ne hai fatta cadere una. Ma tieni, te le tengo io in mano, dai. Perché non schiacciare troppo perché vedi. Stai dall'altra parte del ciglio, grazie. Vediamo Raffa che le mangia. Mangi le more? C'è un pezzettino? I Sami con le bacchette. Quelle sono le bacchette da trekking? Andiamo Raffino. Da Nordic Walking. Dai, che ti danno ecco. Energia questa. Ta, te la stacco. Qui abbiamo la nonna che va in passeggiate dalle 5 della mattina. Mettila tutta in bocca. Bravo. Vai, andiamo. Stai mangiando? Mamma che buone. Sono buone, Raffaele? Come si sta bene qui, Raffaele? Ma è una mora cinese? Sì, ma qua è pericoloso. Il Raffa qua. Sì, bisogna stare attenti. Adesso dobbiamo camminare, stando un po' attenti. No, guarda, ci portiamo a casa un paio di felci? Belle le felci. Che bel fiume! Ti piace? C'è il fiumiciattolo? Guarda il fiume. Un torrentino? Sì. Cos'è? Un torrentino. Un ruscello. E di qua? Guarda la Daisy come sta impazzendo. Sì, la Daisy non capisce più niente. Mami. Io sto cercando il legno con mio occhio. Il legno come? Per fare. Dai, questo qua mi sembra che possa andare. Ma come fai a metterlo nel sacchetto? Non lo tengo in mano. Ma tu, oh, la qua, l'hai preso già il piede quel sasso. Attento, Ma attento, ma lui deve lanciarli, vedi? Andiamo, Daisy, cos'è che c'è? Davanti, davanti. Daisy! Guarda per terra, che ti vedi i sassi. Bravo! Cosa senti? Sembra una matta. Lei di solito è calmissima. Che belli. Belli questi paesaggi così, immersi nella natura. Noi ci siamo fermati qui, abbiamo fatto un bel pezzettino perché comunque Raffaele è piccolino, fa più fatica, però ci siamo fermati qua, in mezzo al bosco con la Daisy che è sempre matta, così bellissimo. Qui si organizzano perché la sera
Poi magari vi faccio vedere. Si mettono a giocare insieme, fanno... si inventano il fuoco. Vi faccio vedere stasera. Perché ti brucia la gamba? No, semmai ti escono le bolle. Qui c'è il Raffino, cos'è che stai facendo, Raffa? Ma tirati giù tutto. Cos'è? Il coltello stai facendo col legno? Bravo! Davanti c'è Samu, immerso nella natura, e qui c'è la Daisy. E adesso Daisy, calmati un pochino. Dimmi, cosa fai, Raffino? Dimmi, cucciolo. Il coltello. Col coltello? Adesso cerchiamo il coltello di legno. Stai giocando col papà, col coltello? Dei legni? Stanno facendo questi giochi. Davanti c'è la nonna, immersa sempre più avanti. Non lo so, a prendere che cosa, perché hanno un sacco pieno di pigne. E poi hanno detto che tornano a casa e le devono selezionare. E, per poi metterle sull'albero a Natale, da colorare, come al solito, bellissimi lavoretti che io amo fare. E niente, adesso noi, Franci è lì all'opera a cercare legnetti. Ciao Franci. Ciao, ciao. A cercare legnetti. Ora siamo in un'altra passeggiata. E questa è la vista. Ci siamo fermati un attimo con la macchina, però adesso saliamo ancora perché ci sono i cavalli, quindi facciamo fare un giro ai bambini. Bellissimo, stupendo, ragazzi. Andiamo proprio, ti dà fastidio. Qui siamo ciupa ciupa dipendenti. No, non è vero, ci sono dei momenti in cui ce lo portiamo dietro e qua è così, è bellissimo, ma bello bello bellissimo. Adesso è partita la funivia. Dimmi, lo devo assaggiare, com'è buono? Mamma, senti, buonissimo. Adesso guarda, eh sì. Guarda che belli come corre. No, qui è bellissima. Bellina, ciao. Guarda. Ma quelli. Cosa sono? Quelli. Sono le occhi? Ma tanto è legato, Sami. Ma non dirmi che hai paura di che. Quello è il cavallo. Papi, un cavallo. Cosa sono, Raffaele? No, non è qua qua, sono le galline. Bravissima, attento che ci sono un po' di ortiche. E di qua c'è una visuale. Che hanno sulla testa quel blu affare lì, che gli date quelle onde magnetiche. Ah, è. Così, bellissima, una vista stupenda. E qui c'è la funivia che passa. Devo dire, un posto stupendo. Bellissimo. Qui abbiamo conosciuto la mamma di un bambino che ha i cavalli e quindi siamo venuti a trovarla, adesso è qui con Sami. E adesso, insomma, vediamo. Siamo qui a guardare la vestizione del cavallo. Così poi quando passano i cavalli ci mettiamo lì e guardiamo. Sì, adesso stiamo camminando. Poi vi faccio vedere una cosa misteriosa. L'ho fatto vedere anche a Fede e a Mattia a suo tempo. C'è una pozza lì avanti. Una roba tipo limacciosa, tipo sabbie mobili, dentro alla quale ci sono delle conchiglie. E io mi chiedo da dove vengono quelle conchiglie. Non è che sono state messe. Ma no. Bisognerebbe chiedere. Bisognerebbe chiedere a chi? No. Alla zia Sara. Sì. Dopo le mandiamo la foto allora. E le diciamo. Come fanno ad esserci conchiglie? Come fanno ad esserci conchiglie? Ma che felcioni, oh!
Bello. Vai giù di Borotalco. No. E felce azzurra. Però camminano, sì sì, adesso. Piano, Raffaele, adesso c'è questa cosa misteriosa da scoprire. No, Raffaele cammina. Col suo ciupa in bocca, no. Appena inciampa è una tragedia. Quindi che bello. Hai visto qua? Guarda. Ciao Francesco, volevo sapere. French, guarda. Wow, è qua col vento, eh. Eh sì. Allora vedi, mi ha mandato un Maccas. Ehi, Raffa, ti piace? Qua, così che bello. Che bello, qua è tutto molto largo, un bosco larghissimo. E Raffa va. Vedremo poi il ritorno. Adesso aspettiamo la mamma dell'amico di Samuele, che arrivi col cavallo. Ho detto che fa questa strada. È andata di lì? Andiamo a vedere. Ha detto che è di lì la buca, quella buca magica. Andiamo a vedere, Sami. Raffa, scusa. Sì, andiamo. È andata? Sì, è andata da questa parte. Di qua? Sì. Andiamo? Andiamo a vedere. Mi dai la manina, amore? C'è un fungone? Cadete dentro? Fate attenzione. Adesso non ne vedo. Piano, Raffa, non entrare lì, eh? No, lui non ci entra perché poi... Attento, bravo. Salut, Raffa, guarda. Salut. Così, guarda. Questo cade, eh. Guarda qui. Cade. È marcio, ma non cade. Oddio, qui dove... E dove Atreyu, lì, il cavallo di Atreyu è... Esatto. È andato giù. No, non farti prendere dalla tristezza. E invece... È andato. Io adesso queste le tronchiglie qua. No, l'ha salvato! Lì però un animale si è passato, guarda. Sì. Sì, c'è una bella strisciata. E anche di qua. Vedi il segno? Anche di qua. È un no, non è un cinghiale, è un unghifo, quale che ha due. È tipo camoscio lì. Ah, può essere. Unghiforme. Stambecco? Camoscio d'oro? Camoscio d'oro e il formaggio, Franci. Ma lì in mezzo invece cos'è? Una pianta di marijuana? Quella lì? Quale? Io sto facendo una ripresa, Franci. Mi fai fare mille tagli. Ma chi se ne frega? Non è che si... Era lì, quella lì è una conchiglia, quella che hai trovato tu, Sami? Ma non lo so. Mi fai male. Perché io a suo tempo le trovai. Lo puoi chiedere anche a Federico. E allora vuol dire che ecco! Ci sta con esse. Conchiglia! Questo è un nocciolo. Sono state messe allora. Un nocciolino. Oh, erano tipo patelle. Non sono una batteria, Raffaele. Guarda il fungo, mamma. Hai visto il fungo? Papi, guarda il fungo. Assaggia la Fusi. No. E allora? Papi. Il fungo. Un fungo, però non romperlo così. Io avevo trovato un porcino là. Ecco, andiamo a cercare i funghi, Sami. Sami, andiamo a vedere se c'è il porcino. Vai a cercare i funghi? Attento, perché qui è zona di funghi. Io li avevo trovati a suo tempo. Che bello. Lassù, dove c'è l'erba. Un fungo continua a toccare un altro fungo e l'altro fungo gli risponde, porcino. Oh mio Dio. Signore. Hai trovato? Franci ci alleggerisce le camminate. Per paura. Ciao! Allora, qui i cuochi sugli indaffarati. Cuoca, qual è il menù del pranzo? La locca!
che vuole un po' di salmone, ecco perché la mamma lo mandò. Ah, perché? Vassoietto là. Questo vuoto? Sì, che gli ha un po' di pelle. Per fare la pasta col sugo di salmone. Pasta, pane e salmone, vero? Esatto. Adesso Samuele aiuta anche lui a tagliare. Aiuta, ma più che altro da all'occhio. Un pochino di salmone. Qui c'è una gatta affamata. Allora poi faccio vedere quello che è stato il regalo del nonno Gianni a Franci. Eccolo che arriva anche l'altro. No, Raffa esce subito adesso. Raffaele che gira con il suo camioncino e lui gioca per ore così con i suoi giocattolini. Però adesso sarà attratto. Comunque questa è la vista da questo terrazzone qua, insomma, dei miei suoceri. Noi veniamo qua a pranzo, adesso te lo do Raffaele, a pranzo e cena mangiamo insieme, lo chiamiamo il ristorante dei nonni praticamente, perché mia suocera sta facendo dei grandissimi pranzi e cene oggi, infatti pasta, panna e salmone. E questo è il regalo. Siccome Franci sta giocando tantissimo a calcio con i bambini e in più siamo stati in piscina, nell'alzare e abbassare i bambini si è contratto il collo. E quindi, niente, mio suocero oggi è andato a comprargli questa arnica gel al 90%, e vorrei tanto farvi sentire il profumo, un barattolone, inutile che ve lo apra, comunque al 90%. Estratti attivi dalla grana, è una cosa spettacolare, ha un profumo mentolato anche e buonissimo. Franci mi ha già detto che è suo, che io non lo devo toccare però davvero, questo è il campioncino all'interno, c'è un campioncino, infatti prima utilizzeremo questo gel, buonissimo, super naturale, quindi niente. Arrivo, sono qua, venite. E poi da questa parte c'è tutto un prato di ortensie che io adoro. Franci, le ortensie a casa, cosa ne pensi? Molto perché sporcano tantissimo. Lo so. Però se vuoi potremmo fare una talea. Facciamo una talea di ortensie? Sì. Dovete sapere che Franci è molto bravo a fare le talee. Fa talee di qualsiasi tipo di pianta e ricrescono, insomma, e quindi abbiamo sempre un sacco di nuove piante. In questo caso le ortensie a me sono sempre piaciute tantissimo, però è vero, quando il fiore appassisce sporcano un sacco. E mentre sto apparecchiando qui, che c'è? Ciao Loca, ciao. Adesso io e Samu finiamo di apparecchiare. Questo è il campetto da calcio dove Samuele ha giocato tutto il tempo. Raffaele intanto giocava anche lui un po' a calcio, un po' giocava sui giochi. E stanotte c'è stato un temporalone, noi abbiamo già preparato quindi siamo già pronti per tornare. Ma oggi mangeremo al ristorante che c'è qui di fronte, dove fanno le grigliate il sabato e la domenica, quindi niente, oggi mangeremo qua e poi siamo pronti per rientrare. Vero Daisy? Che purtroppo tocca anche a te? Io qui sono tutta bagnata perché ho lavato il guinzaglio della Daisy, adesso è pulitissimo, il problema è che è tutto bagnato e non riesce ad asciugarsi. Sami, sei contento di tornare? Sì, perché ti manca la tua cameretta? Ti mancano i tuoi giochi? Devo dire che anche a me dopo un po', quando sono fuori casa, mi manca un po' la mia casa. E anche se in realtà non ho voglia di tornare al caldo rovente di Milano, e soprattutto perché siamo stati benissimo qua. Ci siamo riposati, ci siamo rilassati, ci siamo divertiti. Abbiamo fatto un sacco di cosine, di passeggiate, siamo andati in piscina. Sei scivolato, ti ho ripreso allora. Oh, scusami Daisy. E Samu, vero, siamo andati in piscina, siamo andati nei boschi, siamo andati con i cavalli. Tutto. Abbiamo fatto un sacco di cose, un sacco di cose. Abbiamo conosciuto un sacco di bambini, vero Sami? Samu ha giocato...
tipo Yobi, sì, un sacco di bambini, tra cui anche dei ragazzi che ogni volta che passavano in motorino salutavano, ciao Samuele, e ormai ti conoscevano tutti. E niente, adesso sto aspettando che arrivi Francia, eccolo che sta arrivando con Raffaele, quindi aspettiamo che arrivi anche lui. La mia Daisy è sempre qua, Daisy è stata bravissima, ma lei è bravissima, vero Daisy? E che arriva? Nene? Nene? Sempre con sto ciuccio in bocca. Ciao, eh? Eri in macchina. Ciao, amore. Anche Franci, che oggi ha tagliato i capelli. Ciao. Si è tagliato pure i capelli. Ciao. Ciao, ciao Raffaelino, vieni in braccio. Io l'ho fatta tutta a piedi. Bella, ti sono mancato. Il Samu è qua che gioca. Vuoi giocare con Samu, Raffaele? Sono mancato. Vai, bravo. Samu. Molla tutto. Samu. Ti sono mancato, vero? Samu. Sì, che ti sono mancato. Guarda che bella la mia Charlotte. Guarda che bella, bella muscolosa questa. Di ora che abbiamo sistemato tutto, sono riuscita, come vedete, a sistemare tutto. Ho portato un po' di cose giù a lavare. E adesso devo portare su questi album, che sono gli album che abbiamo utilizzato, in realtà pochissimo. Questo qui l'ho utilizzato più che altro stamattina, perché poi davano sempre pioggia, ma in realtà l'abbiamo scampata, o pioveva magari la sera. Adesso, oddio, forse ecco, devo fare così. E adesso sono su che si stanno scatenando, quindi stanno giocando tutti i giochi. Forse è la normalità dei bambini, quando ritornano a casa e ritrovano i loro giochi sembra il paradiso. E qui adesso niente, sono su, tra di loro hanno già tirato fuori di tutto e io sono felicissima, ma proprio ho un po' la malinconia addosso, perché quando si passano delle belle giornate, dei bei momenti, è difficile rientrare alla normalità, però si sa insomma che le cose belle volano. Comunque noi ci fermiamo 5 giorni perché oggi è domenica, venerdì dovrò rimettere nuovamente a fare le valigie, perché questa volta partiamo per il mare, una vacanza organizzata da un bel po' di tempo. Infatti insomma abbiamo incrociato le dita che tutto andasse per la maniera migliore, visto il periodo insomma che stiamo passando tutti quanti. Però ecco, venerdì, in realtà sabato mattina, sì, in realtà sabato mattina partiremo, andiamo in vacanza con i nostri amici, quindi andremo nell'albergo dove siamo stati con Samuele quando era piccolino e poi con Raffaele piccolino, e poi in realtà noi siamo sempre stati in Salento, ma quest'anno abbiamo deciso di fare una tappa a metà Italia, quindi torneremo nelle Marche e insomma con i nostri amici, che anche loro hanno le bambine. E niente, non vedo l'ora poi di rimettermi a fare valigie, che saranno un po' diverse, perché soprattutto ci saranno costumi, cose da mare, mentre ora avevo pantaloni lunghi, magliette lunghe, insomma in montagna il clima è sempre incerto, quindi devo sempre portare entrambe le cose. E niente, io vi saluto, mi auguro di riuscire a fare un video che racchiuda queste giornate, anche se per la maggior parte del tempo non ho utilizzato la fotocamera, sono sincera, quindi ho cercato un pochino di immortalare quei momenti più carini che potessero interessare anche a voi, ma per il resto noi siamo stati proprio in famiglia e quindi ho deciso un po' di tenerli per me tanti momenti, di tenerli per noi e di racchiuderli insomma nei nostri cuori. Quindi io con un po' di emozione vi saluto. Vi mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!